Cari amici, buona Pasqua in questo ottavo giorno di Pasqua, la domenica in albis in cui i catecumeni, ricevuto il battesimo il sabato santo, deponevano la veste che avevano indossato, la veste dell'uomo nuovo. Siamo ancora qui a celebrare per l'ottavo giorno la notizia che Gesù è risorto. Anzitutto vi chiedo con molta semplicità di disattivare la modalità invidia. So benissimo che mi trovo in un luogo straordinario, bellissimo. Ringrazio il Signore per aver avuto la fortuna e la gioia di essere di questa terra, di queste montagne, di questi luoghi. Mi trovo sul lago d'Arpi, quindi nel comune di Morget, e qui la primavera ancora deve arrivare, ma la neve si è assestata, quindi si può passeggiare. Siamo qui a celebrare, vi dicevo, l'ottavo giorno di Pasqua ed è bellissimo perché se per 40 giorni abbiamo celebrato la Quaresima, anche se nel deserto un po' ci siamo ancora, come ahimè ho avuto modo di ripetere diverse volte, in questo caso, in questa situazione, qui e ora e adesso, il tempo di Pasqua durerà 50 giorni. Insomma, avremo del tempo, se lo desiderate, per lasciare che lo Spirito ci aiuti a uscire fuori da questo deserto che è pantano, che è girare, che è 40 giorni senza potersi muovere, per riscoprire il deserto come luogo in cui riscoprire l'innamorato. Ora, so bene anch'io che avere passato il sabato santo, la domenica, lunedì di Pasqua, tutta l'Italia in zona rossa ha comportato delle rinunce anche faticose, pesanti. Il clima di stanchezza ormai sembra predominare in tutte le scelte. Non così tra voi, direbbe il Signore. Cerchiamo davvero di alzare lo sguardo, soprattutto ora che possiamo sapere che la pietra è stata ribaltata, anche se è ancora notte, anche se non è ancora pienamente sorto il giorno, come meditavamo la domenica di Pasqua, ma in questo ottavo giorno, otto giorni dopo, puntuale, tutti gli anni, ci raggiunge il grandissimo Tommaso. È il Vangelo della Consolazione, il Vangelo dei ritardatari, il Vangelo di coloro che, come noi, fanno fatica a credere perché sono stati troppo feriti. La sera stessa del giorno di Pasqua, del giorno della risurrezione, Gesù fa visita ai suoi che sono nel cenacolo, spaventati, impauriti. Certo, la notizia è arrivata loro, le donne, poi la corsa e poi i discepoli di Emmaus, ma c'è ancora un lungo percorso da fare. Il Signore appare e otto giorni dopo, non c'è Tommaso in quell'occasione, e otto giorni dopo Tommaso torna nel frattempo e i suoi gli dicono: abbiamo visto il Signore. È una pagina di una durezza e di una tristezza infinita, perché Tommaso ha la notizia dei suoi, che i suoi amici, i suoi compagni hanno vissuto 3 anni giorno e notte insieme. A questa notizia Tommaso si irrigidisce e dice: se non metto le mie mani nel segno dei suoi chiodi e non tocco la ferita del suo costato, io non crederò. Allora dobbiamo capirci bene, perché il povero Tommaso ha avuto una nomea orribile, perché no, Tommaso che non ci crede se non ci mette il naso. Io non credo che sia così. A leggere il Vangelo in maniera più attenta, vediamo che Tommaso, ad esempio, nel capitolo 11 di Giovanni, quando Gesù viene a sapere, lui è a Efraim, cioè l'attuale Taibè, gli viene riferito che Lazzaro è morto, Lazzaro sta male, sta per morire, e a un certo punto Gesù dice: andiamo, e tutti dicono: ma come, stavano per ucciderti a Gerusalemme, siamo scappati e tu adesso torni? Ed è Tommaso che dice: andiamo a morire con lui. Vi sembra un incredulo? Vi sembra uno incredulo che a un certo punto, durante i discorsi che Giovanni mette dopo l'ultima cena, dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo seguirti? E Gesù gli risponde: Tommaso, io sono la via, la verità e la vita. Vi sembra uno che non crede? Io penso invece che Tommaso sia uno che ci abbia creduto un po' troppo. Tommaso sia uno di quelli, come abbiamo nelle nostre comunità, come abbiamo come dire, nel nostro percorso di fede, uno che ci ha creduto fin troppo al Signore, che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e che ora è bruciato, è travolto da quello che è successo. Ricordiamoci sempre che l'evento della crocifissione è stato un evento traumatico, inatteso, perché loro vivevano un pochettino nelle loro idee. Solo Gesù era consapevole di quello che sarebbe successo, e Giuda.
e questo tsunami che li ha travolti durante la cena pasquale, subito dopo, tutti fuggirono. Abbiamo meditato nel Vangelo di Marco durante il Venerdì Santo. Tommaso non crede più nei suoi fratelli. Io, anche se Giovanni è molto charmant e non ha detto, ma io so cosa ha detto. Tommaso ha detto: tu Pietro, tu Andrea, tu Filippo, voi mi venite a dire che Gesù è risorto. Ma come faccio a credervi? Se siamo scappati tutti, come faccio a credervi? Tommaso è il patrono dei tanti delusi da noi cristiani. Tommaso è il patrono di coloro che sono scandalizzati dalla nostra poca coerenza. Ma diversamente da quello che forse farei io o che fareste voi, invece di andarsene sbattendo la porta, invece di dire in questa parrocchia non metterò più piede, invece di avere la puzza sotto il naso e costruirsi un groppuscolo a propria immagine e somiglianza, Tommaso rimane, resta con loro, resta con i suoi compagni così fragili, forse perché sente che condividono la stessa paura, la stessa povertà. Rimane, fa bene a rimanere, perché il Signore proprio per lui viene dopo 8 giorni. Il dialogo fra Gesù e Tommaso è straordinario. Non è un rimprovero, come spesso abbiamo interpretato questo brano, come se Gesù dicesse: Tommaso, metti qui il dito, disgraziato. No, non me lo vedo proprio Gesù così. È come se Gesù guardasse Tommaso e gli dicesse: Tommaso, so che hai molto sofferto, so che sei stato travolto da quello che è successo, so che il tuo cuore è spezzato, so che sanguini nel tuo cuore, guarda, anch'io ho sofferto. Tommaso, davanti a quella candida missione, davanti alla bellezza, davanti alla trasparenza di cuore del Signore, cade in ginocchio. È lui il primo in tutto i Vangeli a riconoscere che Gesù è Dio, mio Signore e mio Dio. Mi sfido a chiamarlo ancora incredulo. Mi sembra davvero che, in particolare in questo anno di Covid, in questo tempo così faticoso, in questo tempo in cui a volte tiriamo fuori il peggio di noi e degli altri e vediamo il limite di quello che siamo e questo limite non lo accettiamo, Tommaso sia il santo da invocare, il nostro patrono, il patrono cioè di tutti coloro che faticano a credere, che hanno bisogno di un tempo di recupero, che ci sono sì, ma c'è ancora tanta strada da fare. E allora sono contento davvero con voi di invocare San Tommaso in questa domenica della misericordia, in cui davvero cogliamo tutta la bellezza, tutta l'armonia di questo grande progetto. Gesù è risorto, questa è la notizia che continuiamo a ripeterci e che scalda il nostro cuore, che davvero possiamo riconoscere nelle ferite che stiamo condividendo con Cristo i segni della sua risurrezione. Gli studiosi ci dicono che le apparizioni di Gesù risorto hanno più o meno sempre lo stesso schema. Pensateci un po'. Gesù risorto appare, i discepoli e le discepole sono addolorati, sfiniti, chiusi nel loro dolore. Poi succede qualcosa, un gesto, una parola, e allora lo riconoscono. Per Maria di Magdala, piangente al sepolcro, è la voce di Gesù: Maria, Rabbunì. Per i discepoli di Emmaus è quel pane spezzato che non può non ricordarci l'Eucaristia. Per Tommaso sono le ferite condivise. Per Simone, al lago di Tiberiade, al capitolo 21, sarà ancora una volta la pesca miracolosa. Insomma, noi oggi Gesù risorto lo possiamo cogliere soltanto attraverso dei segni. Segni che, come sapete, in greco si dicono mysterion e in latino sacramentum, i sacramenti.
sacramento della parola, l'Eucaristia, il battesimo che abbiamo ricevuto, il perdono, il segno della comunità, tanti segni. Allora proviamo oggi davvero, in questo ottavo giorno di Pasqua, anche noi, come Tommaso, a spalancare il nostro cuore. Buona domenica, ancora buona Pasqua.